Siamo qui con Coach Cotti per il pre-partita Tramec 100 San Job chiusi del 4 di gennaio. Allora, Andrea, questi impegni ravvicinati quanto complicano la preparazione alle singole partite? Complicano le cose non poco perché, come già detto altre volte, il tempo per gli allenamenti è ridotto e la gestione dei tempi diventa fondamentale. Per noi, soprattutto in questo momento, perché stiamo cercando di inserire e reinserire due giocatori, quindi non è facile per niente. Quali sono i punti di forza di chiusi a cui 100 dovrà fare attenzione? Sicuramente limitare Medford, che non sarà facile ripetere la prestazione difensiva dell'andata. In più hanno Utomi rispetto a Van Eyck, sono due giocatori completamente diversi, gli dà totalmente un'altra dimensione. In più hanno un giocatore validissimo per la categoria come Bolpin, ma anche lo stesso Martini e Donzelli sono due giocatori solidi per questo girone. Dopo un avvio complicato, chiusi con l'ingaggio di Utomi, ha raggiunto un equilibrio tra vittorie e sconfitte. Cosa è cambiato durante il corso della stagione che ha permesso a questa squadra di rimettersi in carreggiata? Beh, sicuramente Utomi gli dà, come dicevo prima, una dimensione diversa. Hanno un record di 4 vinte e 4 perse, mi pare, con Utomi rispetto a Van Eyck. Hanno una vittoria importante sul campo di Cividale, partita veramente di carattere, anche se hanno vinto l'ultimo secondo. Ma più che altro hanno avuto problemi sulle rotazioni con gli interni, con i giocatori interni nelle ultime partite. Hanno dovuto anche adeguarsi un po', forse anche per un aspetto tattico, adeguarsi un po' a giocare con quintetti più piccoli, con Utomi da 5 che apre sì molto il campo, ma ci perdono un po' in felicità. Come procede l'inserimento di Mussini in squadra? Vi aspettavate un impatto così già dalla prima sfida giocata? Allora, sicuramente Federico ha un trascorso importante, è un giocatore esperto, con caratteristiche ben definite. Ci aspettavamo una prima uscita del genere, di carattere, di personalità, ma ci aspettiamo anche che non riesca a ripetere la prestazione. Sappiamo che è un percorso lungo, ha caratteristiche offensive e difensive diverse da Zampini, e ci vorrà del tempo per inserirlo ed adattarci anche al suo modo di giocare e al suo corpo. Perfetto, grazie mille, coach. Grazie a voi.